Piove a Nairobi, nel campus dell'Università e del vicino Uhuru Park, il grande parco della libertà, teatro delle tre messe di San Giovanni Paolo II nella capitale del Kenya. Ma il fango rosso e le pozzanghere non spaventano le centinaia di migliaia di fedeli, si stima più di 1 milione, che ballano all'arrivo di Papa Francesco in Papa Mobile. Dio può tutto, cantano i Swahili, e le sue promesse si avverano. Siate forti nella fede, non abbiate paura, scandisce il pontefice nell'omelia, ricordando il motto della sua visita, la prima ad un paese africano. Perché voi appartenete al Signore, aggiunge. Papa Francesco si rivolge prima di tutto alle famiglie, perché la società del Kenya è stata a lungo benedetta con una solida vita familiare, con un profondo rispetto per la saggezza degli anziani e con l'amore verso i bambini. E la salute di qualsiasi società dipende dalla salute delle famiglie. Dalle famiglie, spiega il Papa, deve partire la resistenza alle pratiche che favoriscono l'arroganza degli uomini, feriscono o disprezzano le donne e minacciano la vita degli innocenti non ancora nati. Perché le famiglie cristiane hanno la missione speciale di irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo spirito, oggi che assistiamo all'avanzata di nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri. Poi il pontefice fa appello ai giovani perché si facciano guidare dai grandi valori della tradizione africana, dalla verità della parola di Dio e dall'idealismo della giovinezza nell'impegno di formare una società che sia sempre più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità umana, guardando alle necessità dei poveri e rigettando pregiudizi e discriminazione che non sono di Dio. Perché è sulla roccia di Gesù, il buon pastore, che siamo chiamati a costruire la nostra vita. Siate discepoli missionari, è l'ultima invocazione di Papa Francesco al Kenya, che siano canali della grazia di Dio e della potenza del Vangelo che trasforma la vita. I figli del